Salve gentili telespettatori, eccoci all'ennesimo appuntamento con questa nota. Ancora una volta parliamo di ambiente, anche perché la situazione che si sta creando è veramente incresciosa. I comitati organizzano uno sciopero generale, il sindaco dall'altra parte dice guiderò il corteo della protesta, i comitati non vogliono il sindaco, insomma sono cose che non dovrebbero succedere, anche perché una protesta deve coinvolgere tutta la città, ma dico tutta la città, per poter avere degli effetti. Però quali sono le riflessioni da fare? Ahimè, oggi una protesta, anche noi parteciperemo in ultima fila al corteo per protestare contro questo degrado assoluto della città di Battipaglia, che una volta era la capitale rinomata della Piana del Sile ed oggi è diventata purtroppo la capitale dei rifiuti. Tutto questo per delle scelte veramente assurde che sono state compiute ai danni della nostra città. Che cosa dire altresì? Che non c'è purtroppo nulla su cui appellarsi. Secondo noi il dato è tratto. Questo non vuole essere un pessimismo, però c'è da fare una riflessione. Oggi la nostra città è in un degrado totale. Vegetazione da tutte le parti, raccolta differenziata che non si riesce a far funzionare per bene. Insomma, è un dato oggettivo, è difficile colpevolizzare uno o l'altro. Però se non si riesce a dare alla città un minimo di vivibilità, come si possono affrontare delle tematiche molto più grosse di noi? Ed allora che cosa dire? Senza arrenderci prima che le cose siano compiute, ma ahimè ho il sospetto che tutto è stato già deciso, lo stir diventerà compostaggio, eccetera, eccetera. Certo, un'osservazione va fatta. Qui parecchi di noi non hanno la testa per dividere le orecchie e quindi hanno la capacità e l'intuizione di capire Battipaglia dove si sta avviando. Ed è allora una sola cosa da fare, quella di protestare pacificamente, ma in una maniera combatta, massiccia, che possa veramente fare incidere la voce di una città che si sente martoriata, derisa, umiliata e soprattutto mortificata.